Bene, spero che mi sentiate bene. In questo momento sta giurando il governo giallo-rosso, stanno giurando i ministri, c'è quella foto di Franceschini con tutta la pattuglia che secondo me è significativa di questo governo, cioè è l'idea del potere che ritrova il potere. La cosa è ovviamente legittima, è come, non so, se io dovessi festeggiare un 30 all'università o un ottimo voto a scuola, ecco, loro sorridenti al Quirinale si fanno un selfie e dicono: ecco, siamo ritornati. Sono effettivamente ritornati 21 i ministri, una parte, 9 sono del movimento di Zingaretti, 10 sono della maggioranza del Movimento 5 Stelle, come d'altronde sarebbe normale, visto che in Parlamento loro sì che hanno la maggioranza. Un tecnico, che è il prefetto al Ministero degli Interni, che arriva al Ministero degli Interni, che si chiama Lamorgese. I titoli dei giornali. Il giornale nota, così come nei giorni scorsi un po' si iniziava già a capire, come questo sia il più grande governo del Sud, nel senso che sia stata completamente sottovalutata la parte più produttiva del paese. In realtà ci sono dei ministri del Nord, ma sono 8, ma non nei posti chiave. Questo è il governo del Sud. Guardate, a parte il giornale che fa una cosa, una questione politica, era uscito Antonio Pilati sul Sole 24 Ore nei giorni scorsi, significative sono le aperture, se voi lo vedete, e oggi sono sul treno che parte da Napoli e arriva a Milano e lo vedete nelle edizioni regionali di Repubblica, del Corriere della Sera, oltre che giornali locali, finalmente il Sud comanda. Io non sono certo del nord, ci vivo, ma vengo dal sud, non so se questo squilibrio può durare a lungo, non soltanto diciamo politicamente ma anche socialmente. Schiaffo al nord, quindi è il titolo del giornale. Nato il governo più giovane, ognuno cerca di trovare la sua caratteristica fondamentale per questo governo, il titolo che riesce a dare il Fatto Quotidiano. Comunque la media mi sembra essere di 47 anni. Molto interessante secondo me il retroscena, perché dà già il tono di quello che sarà questo governo. Il retroscena mi sembra quello del Corriere, è quello che è fatto meglio, ma anche Repubblica, il giornale, tutti hanno retroscena sulla composizione dei ministeri. Bene, vi leggo alcune questioni fondamentali. Non penserete che vi parlo dei ministri, perché a parte Franceschini, che ci ha messo la faccia ed è forse l'unico leader politico, buono o cattivo che sia, ma che è entrato all'interno di questo governo insieme a Di Maio, gli altri sono dei perfetti sconosciuti, il governo insomma delle seconde file, per non dire mediocri, come ho detto io in maniera un po' irrispettosa sul mio sito. Ma comunque, in realtà la questione veramente fondamentale è stata la trattativa per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che è andata a Fraccaro. Secondo Repubblica ci sarebbe stato un tentativo di Conte, del Visconte, di portarsi non Fraccaro ma Spatafora, che è meno Di Maiano. Invece poi alla fine è arrivato veramente l'uomo di Di Maio, cioè questo Fraccaro, e quindi noi avremo Palazzo Chigi, che sarà di fatto un palazzo completamente grillizzato, anche se Conte io non lo considererei più affatto un leader del Movimento 5 Stelle, anche se il suo abbraccio, dopo che hanno vinto le elezioni a marzo dell'anno scorso, sembrava farlo vedere come il grande leader del 5 Stelle, ma il grande beneficiato. Oggi vedrete che ha cambiato idea. Quindi per portare Fraccaro al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, tra l'altro voi dite: ma che serve il sottosegretario alla presidenza del Consiglio? Letta, La Boschi, Giorgetti è quello che fa le nomine, c'ha le deleghe ai servizi segreti o comunque c'ha le questioni interne. Pensate che da qua a maggio faranno 400 nomine, consigli d'amministrazione, amministratori delegati, presidenti dall'Enel, all'Eni. Stiamo parlando di roba seria su cui si forma il potere, e questi dossier ce l'avrà Conte e Fraccaro, andiamo bene, poi ovviamente anche i singoli ministeri. Poi con la nomina di Fraccaro a sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il PD ha preteso dei ministri più importanti, come dice giustamente il retroscena del Corriere della Sera, e quindi ne ha fatti fuori un po', diciamo che alcuni che il Movimento 5 Stelle non avrebbe voluto fare fuori, tipo la Lezzi, tipo la 30, chi è che altro sentito? Insomma 30 e la Lezzi. Ma poi c'è un altro tema fondamentale su questa vicenda, che hanno voluto fare spazio nel governo, come dice Verderami, nel governo, com'è che dice Verderame? Nel governo che
com'è che dice, un onore, no, aspettate, lo trovo da qualche parte perché era bello, il governo più sbilanciato a sinistra nel momento in cui l'Italia sembra più sbilanciata a destra. Io trovo una definizione fantastica di Verderami, ma il punto fondamentale, ritorniamo ai ministri, che dovevano trovare un piazzo per gli ex comunisti, cioè sostanzialmente quelli che stanno a sinistra del PD, quelli che se ne andarono via dal PD renziano, che era considerato troppo democristiano, troppo centrista, quindi si è fatto spazio alla Speranza, cioè a Speranza, che fa parte di LeU, e soprattutto ai 4 voti che hanno al Senato, 4 voti fondamentali per una maggioranza che di voti non ne tiene tanti, e questi 4 voti fanno sì che il ministro della Sanità sia appunto aggiudicato a LeU, la Grillo perda il suo mestiere e che si rimescolino le carte del Movimento 5 Stelle e del PD per far spazio a LeU. Franceschini sceglie lui stesso non di fare il ministro della Difesa, ma di fare il ministro della Cultura, a cui si aggiunge il turismo. E poi Dulcis in fondo, ovviamente Gualtieri, lo storico del PD che va a guidare l'economia. Altri giudizi sul governo, molto interessante Cappellini sulla Repubblica, che ci ricorda come per 2 volte, 2013 e 2018, avevano provato PD al Movimento 5 Stelle, ve lo ricorderete, gli streaming, esci dal blog, tutte quelle minchiate là, a fare gli accordi, dice ma perché sono riusciti al terza botta a fare l'accordo questi del PD con il Movimento 5 Stelle? Elementare Watson, perché sono deboli. Oggi PD è più debole di allora e soprattutto il Movimento 5 Stelle è più debole di allora. L'unione di due perdenti, come titolavano in maniera, diciamo, secondo alcuni irrispettosa il giornale nei giorni scorsi. Polito sul Corriere della Sera dice che è un governo che è più vicino, come dimostrerebbe Rousseau, i sondaggi tra gli elettori, tra le loro basi, ma meno consenso nel popolo. Staremo a vedere, a me sembra tutte robe che ci raccontiamo noi. Franco, sempre su Corriere della Sera, che ama molto in questa fase il nuovo Presidente del Consiglio, dice che il Presidente del Consiglio gli attribuisce una virgolettato, così finalmente Palazzo Chigi non sarà più il Vietnam che doveva vivere tra Salvini e Di Maio. Però c'è un tema che Franco pone giustamente oggi sul Corriere della Sera, scusatemi, e come si porrà adesso il nuovo Presidente del Consiglio con la sua base, che fino a prova contraria a quella del Movimento 5 Stelle, che non mi sembra così soddisfatta? Non voglio indugiare su tutte le battute che si fanno su Di Maio agli esteri, l'uomo che confuse il Venezuela, Pinochet, tutte queste cose, ma fatemi dire una cosa molto personale: molto meglio Di Maio agli esteri, in cui il danno è una gaffa, che Toninelli alle infrastrutture, che ce ne siamo liberati, che soprattutto idee di sviluppo economico diciamo de sinistra, che ci troveremo con i suoi eredi oggi al governo. Vedrete che questo governo giallo-rosso ne combinerà di casini ideologici molto più di quelli che ci immaginiamo, senza pensare all'immigrazione, che sarà un tema caldissimo. Sentite, ci sono due altre cose che vi voglio raccontare. La prima è una bellissima lettera di Marina Berlusconi. In genere le lettere dei grandi manager delle aziende scritte dai loro portavoce non è che siano delle grandi cose, ma qui, secondo me, sul Corriere della Sera tiene e prende un colpo geniale. È la questione della, come si chiama, della modella Fadil, che tutti quanti i giornali facevano finta che fosse più o meno stata avvelenata da Berlusconi. Ovviamente non potevano dirlo perché non avevano le prove, oltre a essere palesemente falso e non avendo alcun ruolo in un processo Ruby Ter di cui ci sono soltanto costruzioni. Ma la tesi di Marina è stupenda. Il caso Fadil è quella cultura delle allusioni che ci avvelena. Un tempo la cultura era del sospetto, ve lo ricordate? I gesuiti, Palermo. La cultura delle allusioni è la merda messa nel ventilatore, non dal giornale, il famoso giornale La Macchina dal Fango, ma da quelli politicamente corretti che fanno le allusioni, appunto, gli occhiolini, l'Inter, il Milan, i soldi da dove sono arrivati, Fadil, la modella, tutto così, la vita delle allusioni. Ve ne citerei mille di casi di questo tipo. Ultima, bellissima, devo dire straordinaria, la storia di Camille Paglia, una
donna certamente non di destra, una femminista d'antan, una transgender come lei si definirebbe, una donna favolosa che ha coniato, oggi lo leggo su Repubblica, una geniale, come possiamo dire, definizione dei giovani di oggi, ma che io attribuirei ai governi di oggi, alle minchiate verdi di oggi, al green di oggi, questo lei fino a questo non ci arriva, e cioè giovani che vivono la società, che vivono la società dell'aria condizionata come un dato acquisito, straordinario, c'è tutto dentro, cioè questi giovani che vivono la società dell'aria condizionata come un dato acquisito e che poi ci spiegano che dobbiamo inquinare meno usando meno plastica, nel frattempo se gli togli l'aria condizionata sono guai. Bene, vi saluto e ci sarà da divertirci su questo governo, si fa per dire, noi giornalisti, gli italiani secondo me un po' meno, ciao!